negli anni del catechismo, tenete conto che il mio catechismo saranno 60 anni fa più o meno, alla fine del catechismo, eppure il catechismo io l'ho fatto al capo di Sorrento, nella frazione che sta sulla strada per Massalupenzi. Alla fine del catechismo la gita che si organizzava per i bambini era andare nella chiesa di Sant'Antonino, andare a visitare la cripta sotto e andare a sentire le spiegazioni degli ex voto che erano là, perché tutti quegli ex voto eccetera. E mi ricordo che questa cosa colpiva moltissimo la fantasia dei bambini, tant'è che io penso che per qualche notte successiva a quella visita, insomma, faticavo a prendere sonno, perché mi ritornavano in mente queste storie, insomma, queste cose che hanno segnato un po' la nostra infanzia. Sant'Antonino però non ha segnato solo la nostra infanzia, ci accompagna tutt'oggi, dicevo prima, e questo è un fatto straordinario, anche se non tutti sanno che cos'è, qual è la vera storia di Sant'Antonino. Io quando Rosselle mi ha chiamato per essere qui stasera ho fatto un rapido sondaggio tra gli amici, quasi tutti i miei coetanei, qualcuno più giovane eccetera. Ebbene, in questa, ho fatto a tutti quanti la stessa domanda: se sapevano dove era sepolto Sant'Antonino, tutti sorrentini queste persone. Ebbene, nessuno di loro mi ha detto che Sant'Antonino è sepolto nella cripta della chiesa, e nessuno di loro, la maggior parte ha risposto campagna, chissà perché continuano a confondere questa cosa del luogo di nascita probabile con il luogo di morte. In realtà non è così, Sant'Antonino è sepolto nella cripta della nostra chiesa, e le uniche come dire, vestigia di questa cosa sono due lapidi che sono appese sulla strada che va al porto di Sorrento, una sì, devo dire coperta anche da un po' di erba, per cui andrebbe pulita, immagino che per i 1400 anni dalla morte, l'anno prossimo faremo grandissime cose, ed un'altra dove c'è la stessa dicitura però tradotta in più lingue, che è stata, come dire, deturpata da due tubi rossi che scendono vicino alla parete, che francamente non hanno nessuna ragione di essere in quel posto. A compensare questo devo dire che l'aiuola posta alla base delle due lapidi è una delle aiuole più belle in assoluto del territorio di Sorrento, curata benissimo, dove ci sono delle piante secondo me straordinarie per quel posto. Detto questo, cominciamo con la nostra serata. Questo volume, che è quasi introvabile, ho letto che due copie sono conservate nel nostro museo Correale, ma francamente praticamente sul mercato del libro antico è introvabile. Ebbene, questo libro, la stampa anastatica, consente di, come dire, perpetuare questa cosa, questi ricordi nella mente della gente per chi vorrà leggerlo, e ho appreso anche in questa occasione che il nostro sindaco si è impegnato a inviare una copia in ogni famiglia di Sorrento. In ogni famiglia di Sorrento dove, sempre attingendo alle memorie, ai miei tempi era difficilissimo trovare una famiglia dove non c'era un Antonino, e dove si incrociavano nonni e nipoti, addirittura più di uno, insomma c'erano, questo era il nome, anche questa tradizione ahimè è andata un po' scemando, siamo diventati più pochi Sant'Antonino, ma siccome portiamo questo nome in giro per il mondo, speriamo che questa tradizione prima o poi riprenda. Allora, italiano arcaico per certi versi, ottocentesco, molto ridondante, pieno di incisi, a volte si perde la principale, bisogna rileggere per capire dove sta arrivando, però alla fine delle cose le dice, e dice delle cose che poi sentirete stasera sono molto importanti, perché sistematizza in un certo senso le storie e le leggende, che naturalmente, evidentemente, anche quando è stato scritto il libro già si accavallavano storie e leggende. Allora, cominciamo con i saluti. I primi saluti, naturalmente.